Noi dobbiamo ripartire dalla prestazione di domenica, è tutta da tenere ben presente, perché se non avessimo fatto quel tipo di prestazione non avremmo fatto un risultato positivo. Poi è normale che cerchiamo di preparare una partita alla volta, sappiamo di dover affrontare due trasferte difficilissime in 3 giorni, però è importante prepararne una alla volta. E soprattutto questa con il Latina, che credo sia in questo momento, potrei definirla una sfida tra Davide e Golia, nel senso di affrontare sicuramente una società dalle risorse illimitate, una squadra che a mezz'ora dalla fine l'anno scorso era quasi in Serie A e su quell'organico già importante ha fatto degli innesti di assoluta qualità ed esperienza, cioè, gli Sforzini, gli Angelo, Valiani, Pettinari, Della Fiore, insomma, vanno a completare, ripeto, un organico già di primo ordine. Quindi sappiamo che domani veramente dovremo sfoderare una delle migliori prestazioni dell'anno per tornare a casa con un risultato positivo. Massimo, si va a Latina contro, dicevi anche tu, probabilmente una corazzata, a mio avviso la migliore squadra del campionato, dove praticamente Cavani ha un ventaglio di scelte non da poco sconfinato, diciamo. Anche come dal punto di vista, diciamo, fisico, 3 centrali offensivi veramente fortissimi. Ecco, tu purtroppo invece avrai il gravissimo problema a questo punto, vista la contingenza, che ti mancheranno in contemporanea 2 pilastri, anche dal punto di vista fisico, quali Eli e Fabbro. È un problema non da poco, e a questo punto, insomma, stai pensando seriamente a Vergara oppure no? Allora, come hai detto tu, sono in ogni reparto hanno qualità, fisicità ed esperienza. Veramente in qualsiasi reparto trovare delle pecche o trovare dei limiti faccio fatica. E, è normale, noi dobbiamo pensare naturalmente a noi, sapendo cercando, e abbiamo fatto questa settimana, di averla preparata come sempre nei minimi dettagli, e ho fatto naturalmente le mie valutazioni su eventuali sostituti, sostituto di Eli, ho fatto un po' di prove. Vergara è un giocatore che, come ho detto tempo fa, ha grandi potenzialità, ma aveva bisogno di, naturalmente, di crescere, di lavorare, e questa settimana ha fatto molto bene, quindi poi domani mattina mi riservo naturalmente la scelta finale. Consapevole che in questo reparto, in questo momento, siamo naturalmente un po' ridotti all'ossicino, dovuto naturalmente alla squalifica di Eli e all'infortunio di Fabbro. Massimo, non è mai una sfida tra singole, soprattutto tra voi allenatori, però che cosa ti aspetti, soprattutto da Beretta, in considerazione anche l'anno scorso forse è stato uno dei pochi allenatori che è riuscito a vincere le 2 partite contro l'Arendino. Dal punto di vista tattico, secondo te, lui potrà cambiare qualcosa? Ma quello che ti posso dire, per farti fare una risata, spero di giocare molto meno bene dell'anno scorso e di raccogliere punti, ok? Perché credo che nelle 2 partite meritavamo molto molto di più. Quindi so di affrontare un grande allenatore, un allenatore di grandissima esperienza, che va ad operare in una grande squadra, quindi sappiamo quali sono le sue caratteristiche. Naturalmente la differenza poi la fanno i giocatori in campo, al di là di come tu uno possa preparare le gare. Organicamente, abbiamo detto pure la scorsa settimana che abbiamo qualcosa in più, alternative maggiori rispetto all'anno scorso, ma complessivamente questo campionato invece non ti sembra più Sì, competitivo? sì, sì. Guarda, io cerco di pesare molto bene le parole, perché credo siano importanti, soprattutto cerco di mandare dei messaggi in un ambiente che, come dicevate voi, è maturato molto in questi anni, e quindi cerco di far capire le difficoltà di quest'anno, no? Il fatto di non essere più una neopromossa, di non essere più una sorpresa, tantissimi giocatori nuovi, 18 sono andati via, 16 sono arrivati. Tantissimi giovani, ma soprattutto, come hai detto tu, un campionato molto
più competitivo dell'anno scorso, un po' perché quelle squadre che l'anno scorso hanno steccato e quindi si sono salvate per il rotto della cuffia o hanno fallito completamente i loro obiettivi, non cambiando molto, tipo Pescara, Brescia, Ternana, eccetera, eccetera, potrebbero essere quelle squadre che potrebbero fare un campionato diverso, quindi molto più positivo rispetto a quello dell'anno scorso. In più ci sono le neopromosse, che avete già visto il Perugia, che sicuramente faranno un campionato comunque non di presenza, ok? E quindi la dimostrazione che quest'anno sarà molto più difficile, ancora più equilibrato rispetto all'anno scorso, perché non vedo la Juve Stabia e la Regina di turno, ok? Quindi, come diceva anche Annibale, piedi per terra, grandissima umiltà, vivere alla giornata, senza sapere, anche perché noi in questo momento non sappiamo ancora chi siamo, non sappiamo ancora qual è la nostra dimensione, poi tra qualche mese potremo fare, soprattutto dopo una decina di partite minimo, possiamo iniziare a trarre un po' le prime conclusioni.